Ho incontrato, ho avuto la fortuna di incontrare questi seminari, questo lavoro da svolgere con Marco circa 10 anni fa, quando la mia vita era terremotata. In quel momento ho detto a me stessa: qualcuno ti sta indicando la via, perché mi sono resa conto subito che era il pianeta che cercavo. Ho avuto momenti in cui sono precipitata all'inferno, alla ricerca di qualcosa che poi mi facesse stare meglio, mi aiutasse a capire il perché di tutto questo terremoto. C'erano dei motivi che io avevo individuato, però come sempre, per quanto riguarda me, li tacitavo, tentavo di metterli dietro le quinte, e invece Marco mi ha fatto capire che dovevo guardarli in faccia con serenità, con lealtà, scoprendo i miei limiti, vedendomi, senza continuamente muovermi delle accuse, perché ho avuto periodi in cui non mi piacevo affatto, quindi stavo veramente male. E mi ha insegnato molto anche ad essere accogliente, a togliere il giudizio, perché purtroppo, quando poc'anzi ho detto non mi piacevo affatto, c'erano tutte queste commistioni dentro, tutte queste situazioni che mi portavano ad essere sempre più triste, più arrabbiata, e quindi questa rabbia ci fa male, malissimo. Che oggi vivo una vita serena, e non mi sembra poco, perché quando uno vive sereno, la felicità si tocca, sì, ma non è quotidiana, mentre la serenità è davvero una cosa molto bella. Serena, in pace. Il percorso con Marco mi ha portato anche ad essere in grado, fra virgolette, di incontrare delle persone che stanno molto molto male, come era capitato a me tanti anni fa. Persone con delle voragini di dolore che sembra incolmabile quando li incontri. Poi, ecco, gli abbracci, essere accolti, capiscono che ci sono orecchie che ascoltano e cuori che battono con i loro cuori, capisci? Perché sono sprofondati nella solitudine, non vengo, siccome è un gruppo sulla depressione, e quindi molto frequentemente nascondono questa patologia, questo loro malessere anche alla famiglia, per cui sono soli, sbattuti dall'aria e dal vento, e quindi quando arrivano nei nostri gruppi trovano affetto, trovano amorevolezza. Il gruppo funziona sulla falsariga dei gruppi degli alcolisti anonimi, capisci? Quindi ci si racconta, qualcuno ha già superato, racconta la propria esperienza, la propria fatica, e poi insieme non si danno consigli assolutamente, non ci sono ricette. Però insieme troviamo degli strumenti, ecco, per stemperare un po' questa situazione di buio che sta dentro. Funziona anche bene, devo dire. Una delle cose più importanti è proprio esserci passata nella burrasca, e averla, con l'aiuto di altri, un po' navigata e superata, e quindi sei lì a testimoniare, capisci? Ecco, col cuore, perché quello deve essere veramente in prima fila. Ho il compito di dire quello che accade qua dentro deve rimanere, sono poche regole, ecco, la serietà, la lealtà, la fiducia, l'amorevolezza, perché senza quella credo. In questo luogo che è Upiglio,
vengo ad abbeverarmi perché stasera ho l'incontro con i miei amici e quindi sarò carica. E questo grazie a tutto questo cammino, a questo percorso, grazie al Padre Eterno che mi ha indicato la strada ed era quella giusta, ed è quella giusta. Quindi grazie a Marco e grazie a tutti gli amici che ho incontrato.